c'è Pep Guardiola presidente e Xavi Hernandez allenatore. Quindi questo è un progetto, ma è più un progetto della frutto, diciamo, della tua... No, è una speranza di tanti barcellonisti, che anche io mi confronto con gli amici a Barcellona e anche, insomma, poi a Rick, che è la persona che ci ha aiutato a fare questo servizio, che da socio ha votato e come me ha votato Ingla e non ha votato Roussel. Ingla faceva parte di questo gruppo di ragazzi che stavano intorno alla porta, come Soriano, Ferran Soriano, che è l'attuale amministratore delegato del Manchester City, che ti assicuro che è anche una persona molto competente a livello calcistico. E Ferran Soriano, lui purtroppo non si è potuto candidare alla presidenza del Barça perché era presidente di Spanair e, diciamo, rappresentava più l'ala moderata del progressismo, che Ingla purtroppo non è stato in grado di accentuare, perché era un uomo, per capirci, uno che girava con lo smartphone e Twitter e pensava, posso fare un paragone, mi scusassero i barcellonisti se uso sto paragone, perché il PD è una cosa non seria, il Barça è seria, un po' il Civati della situazione, ecco. Okay. Ecco, io non ho votato Civati nel PD, però Ingla l'ho dovuto votare perché l'altro candidato era un po' troppo, diciamo, estremista di sinistra, ecco, e quindi che comunque è stato il secondo, Benedetto, dopo Roussel. Ecco, un po', Valerio, io ti ringrazio che mi hai fatto queste domande, perché io riesco a raccontare certe cose. Allora, io direi di andare adesso perché poi sennò poi continuiamo in eterno. Nella prima, questi 33 secondi dell'inizio della conferenza stampa di Carla Spogliaro, dove lui ci emoziona. Sì, quando stava alla Pobla, quando era petit, giocando amb el meu germà o amb el meu amic Javi Pérez, m'hagués sentit que tindria aquesta carrera, no m'hauria cregut. He viscut el somni de milions de nens, sé que he sigut un privilegiat perquè durant 19 anys m'he aixecat cada matí i he anat a fer el que més m'agrada, que és entrenar i jugar a futbol. Vaig arribar com un nen i ara marxo amb una família de la que estic molt orgullós. He tingut la sort de jugar amb els millors, no sol com a jugadors, sinó també com a persones. A tots, moltíssimes gràcies i us trobaré molt a faltar. El Xavi, l'Andrés i tots els que venen al darrere, més o menys que porten més temps, estan preparadíssims i el braçalet queda en molt bones mans. Entrenador no és el que més m'agrada, no crec que mai ho sigui. Ara la idea és més estar en unes altres àrees del club, si pot ser, i si no, doncs hi ha altres coses a la vida i és el que tinc que pensar. És difícil escoger solo un momento, però si tuviese que quedarme con uno, és en el momento en que a Vidal levanta la Champions. Todos sabemos que es una final donde tenemos que ganar. Estaremos con nuestra afición y si vamos todos juntos, estoy seguro que lo podemos conseguir. Recordar a unes persones que desgraciadament ja no estan amb nosaltres i han sigut molt importants per mi, com és l'Antonio Oliveres, el meu pare, el Miqui Roquer, el Luis Aragonès i el Tito Vilanova. Per mi s'acaba una etapa, en venen unes altres i espero disfrutar-les igual que aquesta. Moltes gràcies i visca el Barça. Bona tarda a tothom. Pulli Nano, et parlo jo, però ho faig en nom de tots els companys, els d'ara i els que t'han acompanyat al llarg de la teva carrera. Parlo en nom de tots. Ja veus, vèiem aquest moment tan lluny quan vam arribar al primer equip fa 15 anys i ara ja el tenim aquí. El temps passa per tots i sembla que encara passa més ràpid quan ets un esportista. Però, Nano, això és llei de vida.
Ja has vist avui que la paraula que més s'ha repetit és gràcies. És que tenim moltes coses per agrair-te, nano. Gràcies per tot el que ens has donat. Gràcies pel teu coratge, per la teva valentia, pel teu sacrifici. Gràcies per la teva generositat. Mai oblidaré quan va acabar el partit de la final de Wembley. Només havies jugat un parell de minuts, però et vaig dir que aquella copa l'havies d'aixecar tu. I mirant-me em vas donar una lliçó que no oblidaré mai. No, Xavi, aquesta copa l'ha d'aixecar la Vidal. En aquell moment et vaig admirar com mai. Això és un capità, vaig pensar. Sempre has estat pendent dels companys, del que necessitaven els que acabaven d'arribar a l'equip, dels que estaven lesionats o dels que no jugaven tant, sempre donant ànims o donant un consell. 15 anys al primer equip donen per a molt i tu sempre ho has donat tot per l'equip. Aquests dies m'han vingut al cap moltes vivències, com aquells partidets improvisats de futbol-tenis que fèiem a dins del vestidor. Tu fotent xilenes com un animal en el terra de fusta. Pui, nano, ets el tio més professional amb qui he compartit un vestidor, amb moltíssima diferència, i això ho poden dir gairebé tots els jugadors que has tingut de companys. Crec que aquest és el secret que hagis arribat on has arribat. T'has cuidat el físic, l'alimentació, i t'has sacrificat molt per arribar a ser un gran futbolista que ho ha guanyat tot. Hem viscut plegats moments molt difícils, quan no guanyàvem res. I sota el teu lideratge, també la millor època, quan ho guanyàvem tot. Per això crec que sempre hem valorat el que hem aconseguit. Estic molt orgullós d'haver compartit tota la nostra carrera junts i també espero compartir el futur. T'ho he dit personalment, però ara ho vull dir públicament. Seria un gran honor i em faria molta il·lusió compartir algun projecte amb tu lligat al club de la nostra vida. Ets patrimoni del Barça i el Barça et necessita. Gràcies, Fekir. Ets molt gran. Allora, questa era praticamente i pezzi della conferenza stampa. Io all'inizio lui si commuove molto perché dice che quando stava alla Popola e giocava da bambino con il fratello e questo amico, non si sarebbe mai immaginato di realizzare questo sogno di giocare nella sua squadra e poi ricorda appunto quando ha fatto alzare la coppa da Vidal, quello è il momento più importante, e ricorda il suo padre che è morto per un incidente, è morto mentre portava il trattore, poverino. Questo non significa che il nostro amico Giacomo Bellecchi deve fare la stessa fine, insomma, visto che porta il trattore. Antonio Oliveras, che è stato uno dei suoi primi allenatori, Luis Aragonés e Tito Villanova. Io però, per quello che raccontava, poi alla fine questo urlo da parte della sala e dei suoi colleghi, compagni che urlano Pucci Pucci, e lui che crolla in lacrime, però io, caro Valerio, volevo leggerti la traduzione che ho fatto dal catalano di quello che ha letto Xavi. Xavi ha pianto, è un uomo molto sensibile, perché l'abbiamo visto piangere quando è andato via Guardiola, quando è morto Tito, e le immagini di Barça di Velo lo inquadrano nel commosso quando c'è questa l'addio, insomma, di Carles Puyol. Lui dice: ti sei curato il fisico, l'alimentazione, ti sei sacrificato così tanto per essere qui. Credo che sempre abbiamo apprezzato quello che abbiamo realizzato insieme. Spero anche di condividere con te qualche progetto futuro. Ecco, Puyol, grazie, sei grande. Hai visto che oggi la parola che più ripetutamente dalle persone che ci sono state è stato grazie, e grazie per la tua generosità, il coraggio, il sacrificio e tutto quello che tu mi hai dato. Nel momento che mi hai detto a Wembley che questa Champions la doveva alzare a Vidal, mi hai dato una lezione su come deve essere un capitano. Allora io, Valerio, ti dico oggi, io ho molta fiducia in Luis Enrique, lo volevo l'anno scorso,
La parentesi romana io la metto da una parte, perché non era pronto per allenare questa squadra, e secondo me l'ha allenata anche poi bene. È stato tradito da dei giocatori come il terzino che io ho rimosso completamente, José Angel, che però per io non voglio spezzare una lancia a Lucio, però non ci dimentichiamo che il Pep lo voleva quel terzino, l'ha lasciato per cortesia. Sì, tra l'altro c'era anche un'offerta di un certo livello, ecco, per un giocatore. Quindi, l'errore insomma, suo, sì, Barcellona lo voleva, Peppe lo voleva. Sì. L'errore suo è stato quello di accettare l'offerta della Roma. Lui doveva rimanere al Barça, ma non sapeva quello che sarebbe successo con le elezioni, non sapeva tante cose. Allora io ti dico, come fa un allenatore come lui a non tenere in squadra uno come Xavi Hernandez? Xavi Hernandez, secondo me, ha dentro un progetto in cui la palla non si lancia come fa il Tata Martino, che cercava le verticalizzazioni, ma gli si dà un progetto in cui al centro del campo la palla, nel momento che viene recuperata, si dà a Xavi Hernandez. Beh, io sono convinto che lui sta lì, c'ha la fascia, c'ha il braccialetto del capitan, sta lì e sarà per 2 anni colui che si caricherà sulle spalle l'equipo. Guarda, abbiamo parlato di oltre a essere d'accordo, insomma, con quello che hai detto adesso, voglio farti una domanda più tecnica. Sì. Quali saranno, secondo te, della rosa attuale del Barcellona, anche restringendo il campo ai 14-15 titolari, ecco, del Barcellona di quest'anno, quelli che soffriranno di più l'arrivo di Luis Enrique? Ovvero, Luis Enrique potrebbe dire: vabbè, tu sì, col Tata hai giocato, però adesso, insomma, vediamo un attimo, perché ci sta, no? Allora, un nuovo allenatore, una nuova filosofia. Lui è stato molto chiaro con Zubizarreta quando si sono incontrati nella famosa casa di Gavà, in cui Sport e altri giornali catalani l'hanno riaspettato fuori. Allora, intanto Song, Teio, Cuenca, Dani Alves, lo stesso Alexis, che è vero che c'è un accordo con la Juventus, il Barça sta solo aspettando di capire la Juventus che fa con Pogba, ma non per arrivare a Pogba, ma per capire se può prendere Llorente o Vidal. Questo è assodato. Abbiamo detto Song, che ce l'ho detto, e Bartra, che ritorna a fare il panchinaro. A centrocampo dipenderà le offerte che arrivano, perché se veramente lo United è disposto a pagare 53 milioni di euro per Cesc, io personalmente lo venderei, perché Cesc è un giocatore che sinceramente mi sembra una cifra spropositata, ma con tutto il rispetto, però oggi è uscito questo. Se Fabregas vale 53 milioni di euro, allora, quando io dicevo che per Pjanic, certo, ce ne volevano almeno 40, lo United è l'unica squadra, probabilmente, visto le squalifiche fatte per i problemi economici al mercato, diciamo che non possono spendere molto PSG e City. Lo United in questo momento in Europa, tolte Barça, che comunque non si mette a spendere, tranne questa cosa di Neymar, cifre astronomiche di giocatori, e Real Madrid, non ci sono altre che dicono: io per forza voglio quel giocatore e lo pago anche 10 volte di più. No, ecco, appunto, come detto, l'hai visto con quel capellone belga, Fellaini, no? Sì, ma vabbè, lasciamo perdere, perché secondo me a volte questo calciomercato ha dopato completamente le valutazioni di molti giocatori, ma io credo che sia anche, cioè, a volte mi sembra proprio stupidità. Sì, sono d'accordo. Cruda con te. È cruda, cioè, è da solo. Io piuttosto rinuncio a un giocatore, ma perché devo spendere tutti quei soldi? Ma allora, a volte diciamo: vabbè, perché non ha preso la Roma? Vabbè, perché fortunatamente la Roma, adesso come adesso, ha chi sa valutare i giocatori per quello che valgono. No, quindi, tornando alla tua domanda, io ti dico che tranquillamente che questi sono i giocatori che partono, e se arrivano offerte, ripeto, l'offerta buona per Cesc lo vendono, c'è poco da fare. E l'intelaiatura è
l'intelaiatura e vabbè, il portiere questo tedesco.